Buonasera ragazzi, bentornati. Bene, andiamo a commentare la partita di ieri, svoltasi all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, Pisa-Sampdoria. Una partita difficile per noi, una partita difficile perché avevamo bisogno di consolidare e avevamo bisogno di punti. Classifica anche la Sampdoria perché eravamo appaiati in classifica generale, quindi dunque una partita che nel primo tempo ha detto veramente poco. Le due formazioni sicuramente si sono studiate, c'era la paura sia da una parte che dall'altra di affondare il colpo per magari venire poi sobbarcati da un contropiede, insomma una ripartenza. Quindi le due formazioni si sono studiate, ecco. Poi si è sbloccata quando poi quasi allo scadere del primo tempo il Giordano è venuto, cioè è stato espulso per doppia ammonizione, per un fallo al limite dell'area, mi sembrava dentro. Tra la verità mi sembrava dentro, poi il VAR ha corretto il tiro, giustamente era fuori, di poco, di millimetri, ma era fuori. Niente, e detto questo, nulla, si passa alla ripresa. Ecco, la ripresa è qui che ha fatto la differenza. La differenza perché noi ci siamo trovati in superiorità numerica, come tante volte è successo che eravamo in inferiorità numerica, come contro il Cosenza, ma capita, il gioco del calcio è questo. E quindi è stato inserito Bonfanti al posto di Hermansson, quindi la spinta si è vista subito, ha dato secondo me i suoi frutti. Un Touré che bene, ha giocato bene, e poi insomma abbiamo visto il cambio di modulo che secondo me ha dato ulteriori frutti, quindi era anche un discorso di cambio modulo secondo me, come sempre detto. Va bene, comunque detto questo, il gol è venuto al 58esimo dal nostro senatore capitano Caraccio, una bellissima rete all'incrocio dei pali, un euro gol senza ombra di dubbio, quindi una rete che ha portato il Pisa in vantaggio per 1-0. Poi al 70esimo Barbieri ha messo, diciamo così, la firma e ha chiuso definitivamente la partita. Poi c'è stata la Sampdoria, avete visto, è stata una simulazione in aria che l'arbitro, vabbè, ha concesso il calcio di rigore e poi il VAR è intervenuto e ha detto no, guarda, andate a rivedere la simulazione piena. Ecco lì c'era un altro cartellino, perché per simulazione, vabbè. L'arbitro ha lasciato correre, ha graziato. Va bene così. L'arbitro, insomma, da rivedere, secondo me. Comunque, va bene così. Poi, via via, la partita è diventata sempre più pesante perché il campo veramente non riusciva quasi più a drenare. Troppa acqua e quindi, insomma... Però i nostri ragazzi sono stati bravi a avere il possesso palla e a controllare la situazione. Tant'è che abbiamo fatto altre due puntate, Bonfanti è andato vicino a fare la tripletta, va bene, e poi il portiere ha detto no, portiere della Sampdoria, e quindi insomma piano piano la partita si è spenta e siamo arrivati alla fine. Tre punti importanti, tre punti d'oro. Ma andiamo a vedere quello che è successo in campo. Allora, Nicolas, sei... Nel primo tempo praticamente niente e poi fa un paio di interventi buoni, benissimo, quindi 6. Hermansson non mi è piaciuto, rimedia un'ammonizione subito nei primi minuti, 5,5. Quindi ha condizionato sicuramente il corso della partita e quindi per me è un 5,5, ecco. Poi dal secondo tempo è entrato Bonfanti 6,5. Il ragazzo ha dato la svolta, secondo me, alla partita. Caracciolo 7,5. Ordinato nelle chiusure difensive e preciso nel guidare la linea difensiva a 3 del Pisa. Sicuramente io ho detto, ripeto e ribadisco che la squadra a 3 lavora meglio, ma perché proprio Caracciolo ha proprio questa cosa di far lavorare bene la difesa a 3. Secondo me è un modulo azzeccato. Nel secondo tempo trova un gol a giro bellissimo che si infila sotto l'incrocio dei pali. Io l'ho detto, un euro gol. Canestrelli 6, contiene bene gli attacchi della Sampdoria e tiene a bada Esposito in diverse occasioni.
e Steves 6 e mezzo. Sulla fascia destra da una mano fin dall'inizio, anche su fasi offensive l'esterno non viene però servito correttamente dai compagni in alcune occasioni. Purtroppo ieri, io dico anche, insomma, complice il campo, quindi, però io, questo ragazzo è in crescita e sono contento così. Veloso 6 e mezzo, quando ha il pallone tra i piedi Veloso esegue giocate di esperienza e qualità. Nel secondo tempo va vicino al gol con un bellissimo tiro a giro. Poi dall'88esimo avete visto, sostituito con Piccinini, senza voto perché ha giocato veramente una manciata di minuti. Marin 6 e mezzo, prestazione sufficiente nel primo tempo, come tutti d'altronde. Invece cresce e partecipa attivamente alla manovra nella ripresa. Barbieri, che dire, 7 e mezzo. Nella prima frazione aveva guadagnato un calcio di rigore con un buon inserimento letto in profondità da Arena. Per il resto il giocatore svolge i suoi compiti. 6 e mezzo. La giocata che causa il rigore, poi tolto ovviamente dall'arbitro, VAR, eccetera, per il Pisa è la sua. In una partita piovosa riesce comunque ad incidere con la sua qualità. Dal 74esimo entra Le Verbe, diciamo così, un 6, perché anche tra l'altro si vede veramente, veramente poco. Torre Grossa, 6 e mezzo. Combatte in attacco e dà una grossa mano ai suoi compagni, anche sulle palle inattive in difesa. Dal 73esimo, Moreau, 5. Gli arrivano pochi palloni giocabili, 5. Moreau, 5. Ecco, questo è quanto. Touré, 6 e mezzo. Qualche stoppata in avanti e tanta fisicità che ci serve a noi. Un giocatore di questo tipo sarà molto prezioso per Aquilani nella seconda parte di stagione. Quindi un buonissimo Touré, sempre più in crescendo. Aquilani 7, oggi mi vedo di dargli 7. Perché voi direte? Semplice. Perché finalmente ha capito che il modulo andava cambiato. Finalmente ha capito che non deve entrare sicuramente Moreau e Malacara, anche se Moreau ha fatto qualche minuto, ma è una cosa imbarazzante, sempre più imbarazzante. Io non capisco questo giocatore, cioè non lo capisco, inutile. Cioè, voi vedete, no? Cioè, quando si cambiano le carte, il discorso è che la squadra gira meglio. Quindi c'è qualcosa che non va, quindi è inutile insistere, no? È come picchiare l'acqua nel mortaio, l'ho detto tante volte, e te uno insiste. Così e basta. Quindi, non insistiamo, ecco, voglio dire, quello che è, non insistiamo, perché poi, secondo me, a insistere si fa male, si fa male. Quindi, non insistiamo. La squadra è questa, i giocatori ci sono, abbiamo recuperato un buon Touré, benissimo Caracciolo, Barbieri sempre più in crescendo, bene Arena. Quindi voglio dire, anche Torre Grossa mi sembra che sia, insomma, anche nel primo tempo, insomma, la squadra mi sembra che cominci a girare bene con questo modulo. Io credo che lasciando questo modulo, lasciando questi giocatori e sostituendo quando è il caso, io penso che, insomma, a questo punto la salvezza dovremmo raggiungerla a breve, spero a breve. Bene, detto questo, io mi fermo qua. Mi raccomando, andate a vedere, date un'occhiata al terzo tempo. Mi raccomando, andate a vedere perché è interessante. Io credo interessante, spero che sia interessante. Bene, che dire? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!